Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Realme a Barcellona ha presentato il GT3, ma la data di oggi non è mai arrivata in Italia e forse mai arriverà. Un vero peccato, perché ho trovato questo Realme GT3 uno smartphone concreto con una ricarica da ben 240 watt. Per andare avanti, vi come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto gli amici di digitabili.blog e gli amici Telegram di Malati di Smartphone. Purtroppo non abbiamo una confezione. Realme mi ha mandato in prova questo GT3 con un solo cavo di ricarica USB-C e un caricabatterie, come dicevo prima, da 240 watt. Realme GT3 è uno smartphone esteticamente molto bello e molto particolare. È realizzato completamente in policarbonato di altissima qualità, quasi da sembrare alluminio e vetro. Il retro in questa colorazione bianca ha una trama opaca molto piacevole che non trattiene le impronte. Il blocco delle fotocamere non è troppo sporgente e se posizionato su una superficie piana è molto stabile. A rendere interessante questo Realme GT3 è sicuramente lo spazio nero lucido a fianco della fotocamera. Qui trova posto non solo un LED di notifica di forma rettangolare multicolor, ma all'interno c'è una trasparenza che mostra il processore, anche se non credo sia realmente in questa posizione. Peccato solo che questo processore si noti solamente in controluce. Le dimensioni sono 163,9 x 75,8 x 8,9 mm di spessore, per un peso di 199 grammi. Analizzando bene lo smartphone troviamo nella parte destra il tasto di accensione e spegnimento, nella parte sinistra abbiamo il bilanciere del volume, nella parte inferiore abbiamo lo slot che può ospitare due nano SIM, non abbiamo l'estensione di memoria, primo microfono, porta di tipo C, altoparlante di sistema che stereo. Nella parte superiore abbiamo secondo microfono e porta infrarossi. Sul retro abbiamo il modulo fotocamere e poi ovviamente come ho detto prima sulla parte destra abbiamo il LED di notifica multicolor. Lo sblocco con impronta è sotto i display ed è preciso e veloce. Parlando invece di display, Realme GT3 monta un grande 6,74 pollici diagonale in tecnologia AMOLED LTPO con altissima risoluzione di 1240x2772 pixel e con refresh rate che va da 1 a 144 Hz. Abbiamo poi una luminosità di picco di ben 1400 nits, quindi perfetto sotto la luce diretta del sole, e il touch sampling è a 360 Hz. Ottimi anche i colori e perfetti gli angoli di visione. In poche parole si tratta di un ottimo display con un pannello davvero top di gamma. Parlando invece di hardware, Realme GT3 è a tutti gli effetti un vero top di gamma. Abbiamo il processore Octa-Core Snapdragon 8 Plus Gen 1, potentissimo e con un buon bilanciamento fra potenza ed efficienza energetica. La GPU è un Adreno 730. In questa versione abbiamo 16 GB di RAM LPDDR5X, espandibile di ben 12 GB in modalità virtuale. La memoria interna è da 256 GB, ovviamente UFS 3.1 e purtroppo non espandibile. Ottima anche la connettività, abbiamo il Wi-Fi 6, il Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, abbiamo i vari GPS, abbiamo anche un emettitore infrarossi e abbiamo anche un NFC che funziona a 360 gradi. Buono anche il sistema di vibrazione e l'audio stereo di buona qualità e potenza. Ovviamente certificato Dolby Atmos. Parlando invece di batteria, questo Realme GT3 monta una 4600 mAh. L'autonomia vi porta senza problemi a fine giornata con una singola carica. Poi potete utilizzare l'alimentatore da ben 240 W, che vi permette di caricare lo smartphone da 0 a 100 in soli 12 minuti.
il che vuol dire che a telefono scarico, in soli 5 minuti, avete circa un 60% di autonomia. Dei numeri davvero assurdi. L'unico difetto è che non abbiamo purtroppo la ricarica wireless. Realme ha dotato questo GT3 di tre fotocamere principali. Abbiamo una 50 megapixel f1.9 con stabilizzatore ottico dell'immagine, una 8 megapixel grandangolare f2.2 e una 2 megapixel f3.3 microscopica. La fotocamera frontale per i selfie invece è una 16 megapixel f2.5. Il reparto fotografico nel complesso mi ha stupito in modo positivo. Le foto hanno molto dettaglio, hanno colori ben bilanciati e si comportano bene anche al buio e con poca luce. Anche la grandangolare si comporta discretamente bene, pur avendo una bassa risoluzione. Molto bassa invece la risoluzione della fotocamera microscopica, che però è abbastanza sfiziosa e simpatica. Bene anche i selfie con la fotocamera frontale. Bene anche il reparto video, con video in 4K a 60 fps, molto stabili, con buon dettaglio e con ottima messa a fuoco. A tutti gli effetti parliamo di uno smartphone completo dal punto di vista fotografico. Forse l'unica assenza è una lente zoom. Parlando invece di software, Realme GT3 è dotato di Android 13 e patch sicurezza purtroppo ferme a febbraio 2023. Il tutto è personalizzato con la Realme UI 4.0. Il software è la classica impostazione di Oppo con il tema Realme. Le funzioni sono molte: abbiamo il sensore di battito cardiaco nel lettore digitale, abbiamo la modalità Hyper Boost per il gaming, la modalità GT per la massima potenza, la barra laterale e le app di finestra. Nelle impostazioni troviamo anche la possibilità di personalizzazione del RED sul retro, sia nel funzionamento che nel colore. Si può attivare al ricevimento di una notifica al termine della carica oppure quando la batteria è quasi scarica. Infine si può accendere quando è attiva la modalità GT. E anche scegliere con funzioni solamente in certe fasce orarie. Nel complesso il software è completo, stabile e velocissimo. Non ho mai notato bug o lag particolari. Alla data di oggi non abbiamo un prezzo ufficiale in Italia, ma si può trovare su AliExpress nella versione global intorno alle 649 euro circa. Vi lascio qui sotto il link d'acquisto in descrizione.
Per concludere, Realme GT3 è davvero un ottimo smartphone, completo e che sorprende con una ricarica fulminea e un simpatico LED di notifica sul retro. Peccato solo che in Italia e in Europa non sia stato ancora commercializzato, ma sono certo che entro fine anno arriverà una versione simile con hardware più recente e migliore. I punti di forza sono l'ottimo hardware, la ricarica più veloce sul mercato e l'ottimo display. I punti deboli sono la memoria purtroppo non espandibile e la mancanza di una fotocamera zoom. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!